Ciao a tutti e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo per un nuovo episodio del Pro Leader. Siamo al Giro delle Fiandre ed è un episodio particolare perché sinceramente non avevo intenzione di registrarlo perché Zakk Wylie sul pavé è molto scarso e dunque pensavo che non potesse giocare per la vittoria in questo Giro delle Fiandre, ma si è verificata una situazione abbastanza particolare. Avevo mandato Zakk Wylie in fuga perché nei commenti mi avevano scritto di stare attento agli obiettivi della carriera e tra gli obiettivi della carriera c'erano anche quelli del pavé, ovvero esci per primo dai vari settori di pavé. Così ho deciso di andare in fuga per prendere questi settori davanti e così ho fatto, ho completato diversi obiettivi. La fuga però ha preso anche un discreto vantaggio, così quando sono iniziati i tratti più duri e 50 dalla fine. Il nostro Zakk Wylie era davanti, ha fatto gli strappi duri regolari mentre dietro i big facevano la selezione e ci hanno ripreso ai meno 30 quando i punti più duri oramai li avevamo passati. Adesso mancano 20 km e è rimasto solo l'Old Quaremont e poi il Pattenberg. Se dovessimo riuscire a scollinare lì, potremmo giocarcela in volata. E sarebbe qualcosa di inaspettato. Arrivati a questo punto ho detto: non posso non registrare questo episodio, questi ultimi 20 km, perché qui siamo in testa alla corsa anche con il nostro Van Aert, ce la stiamo giocando praticamente per vincere. Intanto vi faccio vedere che abbiamo come da contratto portato anche il buon Madanna a questo Giro delle Fiandre. Si trova con 37 minuti di ritardo. Per la testa della corsa mancano 20 km, mentre per il buon Madan, vediamo quanti ne mancano. Mi viene già da ridere a pensarlo. Per un buon Madan mancano 45 km alla fine della corsa, quindi a 25 km di distacco dalla testa della corsa, il corridore del Bahrain, che però è sostanzialmente il nostro sponsor, il beniamino di chi ci finanzia. Lo sceicco del Bahrain ci ha proposto, anzi più che proposto, vorrebbe imporci di portare il buon Madan anche al Tour de France. Nel management della squadra del ciclista anonimo c'è una discussione in atto perché significherebbe correre il Tour de France con un corridore in meno, ma lo sceicco che ci finanzia lo vorrebbe vedere al Tour e magari anche in fuga in una delle prime tappe e quindi ragazzi lui ci sponsorizza. Avete voluto la squadra forte con Van Aert e Evenepoel, in qualche modo dobbiamo pur pagarli. Scrivetemi nei commenti, battute a parte, cosa fare? Dobbiamo portare Madano al Tour de France e mandarlo in fuga? Scrivetemelo nei commenti e poi la volontà popolare verrà rispettata come ho sempre fatto su questo canale. Inoltre vi dico che ci saranno delle sorprese sul canale nella prossima settimana, nelle prossime 2 settimane, quindi restate collegati, aggiornatevi perché ci saranno sorprese interessanti. Ora giochiamoci questi ultimi inaspettati 20 km del Giro delle Fiandre. Io sinceramente ero straconvinto di non registrarlo questo video perché pensavo che non ce ne sarebbe stato bisogno, l'avrei giocato solo con Van Aert, come ben sapete. Quindi il Pro Leader noi portiamo i video solo quando protagonista è Zakk Wylie. Intanto c'è Moritz davanti che ha attaccato. Qui si guardano un po' tutti. Sta per iniziare adesso l'Old Quaremont che vogliamo prendere davanti perché poi sarà dura. Sarà durissima poi per noi. Questo è il punto più difficile, questo è il punto più difficile. Cerchiamo di avvantaggiarci. Ce lo prendiamo con qualche secondo di vantaggio, ragazzi. È la cosa migliore da fare. Tanto Van Aert gli ordiniamo di seguire gli attacchi. Eccoci, sverniciano dei corridori. Ha attaccato Thijs Benoot. Attaccato Thijs Benoot, abbiamo tutti qua dietro. Dobbiamo passare qui. Questo è il momento più duro, il momento più difficile per noi. Perché l'Old Quaremont è un tratto bello lungo e possiamo fare davvero una grande fatica qui. Se i big come Van der Poel dovessero aprire il gas, dobbiamo tenere duro. Abbiamo fatto bene a prenderlo lì nelle primissime posizioni. Dovrebbe mancare molto. Sì, ce la facciamo. Si sono un po' guardati i big. Si sono un po' guardati. Intanto Van Aert deve proteggerci. Lo sacrifichiamo un po' per Zakk Wylie.
Prendiamo un po' di gel Ok, blu siamo anche noi dritti. con Saquiz perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Ci siamo gestiti, devo dire, abbastanza bene. Intanto Lampert sembra un po' alla frutta qui davanti a noi. Quello era un momento difficile. L'abbiamo passato, adesso dovrebbe mancare soltanto il Pattenberg, che non è, come dire, durissimo, non è impossibile il Pattenberg. Passato il Pattenberg, poi sostanzialmente è solo piano, quindi dobbiamo resistere lì, ragazzi. Resistere lì. Lo stiamo per prendere adesso. Posizione aerodinamica per recuperare un pochetto di energie. Lo prendiamo anche qui davanti, il Pattenberg, bravissimo Saquiz che prende tutti i settori di pavé davanti per risparmiare energie. Con Van Aert che deve restare assolutamente qui insieme a noi. Anzi, caliamo un po' anche il passo, tanto siamo in testa, non c'è motivo di accelerare. Facciamo un po' da tappo. Stiamo facendo un po' da tappa, ragazzi. Tanto Van Aert lì davanti, recuperiamo, stiamo tappando, stiamo approfittando della strada stretta per tappare l'attacco degli altri uomini. Adesso è tutta pianura, attacco di Mathieu Van der Poel, va da solo, noi abbiamo Van Aert, quindi possiamo restare passivi sulle ruote a fare il lavoro a Van Aert, ma anche agli altri. Van Aert che ne ha, ragazzi, Van Aert che ne ha, stiamo sulla sua ruota e questo attacco di Van der Poel in realtà ci aiuta perché Van der Poel è fortissimo in volata, più forte anche del nostro Saquiz, e così si sta spremendo con questo attacco da solo in prima persona. Noi restiamo sulla ruota di Van Aert che ci protegge e ci tiene qui in prima posizione. Sono rimasti 10 qui davanti, ora attaccano un po' tutti, una situazione un po' di anarchia. Curva a destra, parte Stuyven, qui abbiamo un attimo perso le ruote di Van Aert. Quei quattro lì davanti sono pericolosi, ragazzi. Quei quattro lì davanti sono molto pericolosi. Van der Poel li insegue. No, Van Baarle li insegue. Van der Poel lì davanti. A questo punto Van Aert deve andare al 110% e gli diamo anche il gel rosso. Deve riportarci lì sulla testa della corsa Wout Van Aert, perché ci sono tre corridori pericolosi lì davanti. Sono Van der Poel, Jasper Stuyven e Matej Moric, che possono scappare via. Qui sono rimasti in quattro, hanno perso le ruote Tisci Benò, Casper Asgreen e Stefan Kung. Bravissimo Van Aert che si sta sacrificando per Saquiz. Ok, ci chiede il cambio giustamente perché ci ha riportati. Io direi a Van Aert, arrivati a questo punto, di perseverare senza limiti, così fa anche lui un piazzamento. E parte Jasper Stuyven, vediamo chi va a chiudere Stuyven. Dovrà andare qualcuno? Ok, diciamo a Van Aert di attaccare. Ordiniamo a Van Aert di attaccare perché Stuyven è pericolosissimo. È pericolosissimo Jasper Stuyven. Noi andiamo sulle ruote di questi altri corridori che sono Van der Poel, Van Baarle, che attaccano e seguono Van Aert. Bravo Van Aert che sta facendo un gran lavoro, ma non gli rimangono troppe energie. Io vorrei attaccare perché ho anche la barra del gel rosso, ragazzi. Quindi anticipiamo un attimo con Saquiz. E dietro sono tutti un po' fermi. Non se l'aspettavano questo attacco di James Saquiz, che ha preso anche 12 secondi di vantaggio. Adesso riprendiamo tutto il gel rosso perché lo abbiamo. E ci sta seguendo dietro in prima persona Van der Poel, che prova a tornarci sotto. Sì, un testa a testa tra Saquiz e Mathieu Van der Poel. Noi abbiamo ripreso il gel rosso con Van der Poel che forse tira diritto, vediamo. Se la giocano i due, se la giocano Van der Poel e Saquiz. Noi abbiamo ripreso il gel rosso, però. Abbiamo ripreso il gel rosso, quindi possiamo partire e lanciare la volata con Van der Poel a ruota. Forse siamo partiti un po' troppo lunghi. Proviamo a chiudere. Van der Poel, Saquiz vince il Giro delle Fiandre. Un po' scorretti, ma vinciamo a sorpresa il Giro delle Fiandre con Saquiz, ragazzi. Non ci credo. Abbiamo vinto il Giro delle Fiandre a difficoltà leggenda, con un corridore che sul pavé aveva 64 prima di questa corsa. Ovviamente ci ha aiutato la super condizione, il fatto che comunque Saquiz ha altre abilità. Siamo stati anche scorretti in volata perché Van der Poel era più forte, ma è stato più forte di me essere scorretti e provare a chiuderlo. Non era facile chiuderlo, ma ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, sinceramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo di poter vincere il Giro delle Fiandre con Saquiz,
Tanto Madan, più di un'ora di distacco, è fuori tempo massimo. Arriverà forse domani, arriva con un giorno di distacco Madan, ma l'importante è che ci arriva il grano per la squadra. Rivediamo la volata. Sì, Van der Poel ne aveva, l'abbiamo un po' chiuso, anche se poi ha provato a uscire, qui ha provato a uscire, era un po' piantato, quindi ne aveva, ma non tantissimo di più. E Zak Wils, dopo la Milano-Sanremo, va a vincere il Giro delle Fiandre, ragazzi. Zak Wils Ladies and le può gentlemen, vincere tutte, I want forse an alla Roubaix no, invitation la for the Roubaix ci champion sono cross troppi country track across in the pavé, line. tra l'altro pianeggianti, Here is quindi the winner non of the strappi, lì Vuelta a sono tutti pavé, mentre qui ci sono anche strappi in salita senza track in pavé. Secondo me alla Parigi-Roubaix He is non now gone possiamo as fare cycling granché, dobbiamo legend, migliorare ancora sul applaud him. pavé, però vediamo, perché adesso Zak Wils avrà ottenuto tantissimi miglioramenti sul pavé grazie a questa vittoria. Completiamo anche un obiettivo. Bravo Van Aert, decimo, che risulta adesso anche che si sia ammalato, quindi ho paura che per la Parigi-Roubaix il buon Van Aert abbia una malattia e quindi per forza di cose siamo costretti a puntare probabilmente sul nostro Zak Wils. Evenepoel comunque bravo, 17esimo. Vediamo Madan. Ah, non lo dà fuori tempo massimo, lo dà con un'ora e 3 minuti di distacco, quindi dovrebbe essere rimasto nel tempo massimo. Bravissimo Madan, bravissimo, sei fortissimo, quindi dimostri di essere un corridore, solo un'ora e passa di ritardo. Andiamo a vedere la classifica Pro Cycling individuale, che vede il nostro Zak Wils incrementare il suo distacco su Pogačar. Classifica squadre con la squadra del ciclista anonimo che è in testa con 98 punti di vantaggio sulla Bora Hansgrohe, che sta disputando un'ottima stagione. E adesso sono curioso di vedere i miglioramenti del nostro James Zak Wils, che ha ancora di valutazione generale un 81,8, rimasti identico, ma abbiamo più 6 e non credo che siano tutti di pavé, perché eravamo 64 e adesso vedo che il pavé è 69, quindi abbiamo ottenuti 5 di miglioramenti là. Obiettivi completati e esci per primo da un settore di pavé di difficoltà 1, 2, 3, fatto per 5 volte, l'ho fatto andando in fuga. Vinci una gara con settori di pavé e vinci il Vlaanderen Classic, il Giro delle Fiandre. Quindi 6 obiettivi raggiunti, 5 sono andati sul pavé, vediamo dove è andato il sesto miglioramento. Resistenza uguale, vigore uguale, prologo uguale, cronometro uguale, discesa uguale, montagna uguale. Collinare, collinare, quindi adesso abbiamo 80 di collinare, ragazzi. 81 di montagna, 81 di accelerazione e 69 di pavé. Siamo un corridore completissimo, forse il nuovo Pogačar, ragazzi, perché siamo davvero niente male sul pavé. Abbiamo vinto la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre. Avevamo vinto la scorsa stagione in Lombardia, insomma, abbiamo vinto già 3 classiche monumento su 5 alla quarta stagione con un corridore per le corse a tappe a difficoltà leggenda. Direi che questo video può terminare e ci vediamo nei prossimi video per portare avanti questa carriera col Pro Leader. Vi ricordo che ci saranno delle sorprese sul canale. Prossimo video probabilmente sarà la Liegi-Bastogne-Liegi, ma chissà, magari ci giochiamo anche lì la Parigi-Roubaix, però ragazzi la vedo difficile. Quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!